Ed eccoci ragazzi, sempre qui pimpanti carichi come delle faine. Oggi un po' meno. Fa caldissimo ragazzi, 41 gradi. Comunque, siamo arrivati a Nuovo Resort, che come potete vedere, mi dimenticavo il nome per cui ve lo faccio vedere. Nora Resort and Hotel Thailand, spaziale, 5 stelle, da paura, tipo... Au! E la beviamo. Il drink, mela questa volta, bene. E anche qui ragazzi siamo bombardati dentro un bunker nucleare e stiamo facendo il tratto dalla lobby alla nostra villa. Si va sottoterra ragazzi, il bunker è sempre più vicino, totalmente buio. The dark side of the moon. Ci siamo ancora. Ragazzi, questo mi mancava! Tieniti! Siamo salvi, siamo verso la spiaggia con il tunnel segreto qua. Ma non le mosche si possono fare. Andiamo nella nostra villa. Ciao! Questa direi che l'ha vista. Beh! Ci stiamo abituando proprio a questo mare, insomma. Grazie a Koh Samui, bel mare. C'è il telefono in bagno, quello è il telefono verde, non l'azzurro, il telefono verde. Che chiama esattamente chi? Chiama i puffi. Blu. Esatto. Ragazzi, sono venuti a prenderci con la super golf car che andremo a fare sempre credo il nostro mega tunnel e andremo in spa per fare massaggio di un'ora con gli oli essenziali il bagno e poi nel latte, mezz'ora il bagno nel latte ragazzi, stamattina anziché berlo faccio il bagno. Adesso ragazzi, dopo aver finito il massaggio, sono cucinato, andiamo a farci una yakuza. E ragazzi, dopo aver sudato come non so cosa, aver fatto il massaggio di un'ora, la vasca sul latte di mezz'ora, arriviamo qui e abbiamo il mega pranzo tutto a base di pesce, incredibile. Incredibile. Adesso non ci sta che mangiarla, la Nada me lo lancia, così ve lo faccio vedere. Lancia. Guardate che spaziale, ve lo faccio così così, c'è anche l'atmosfera. Enjoy! Eccoci ragazzi, il ristorante stellato premiato dal PGC
Thailand. Nada sta mangiando il piatto più prelibato, 4 stelle Michelin. I triangoli. I triangoli, ragazzi, sono buonissimi, sono questi. Li abbiamo visti una volta e ci siamo innamorati perdutamente. Sono praticamente tipo sushi a triangolo con attorno larga. E guardate, io a proposito di sushi, wow, mi sparo il sushi. Per gli amanti del risparmio, questo sushi, 1, 2, 3, 4 pezzi più le alghe, che le ho quasi terminate, la bellezza di 1 euro. Quindi nada, cosa dire? All you can eat. Ah, però mi sono dimenticato, questo, ragazzi, è del 7. Noi abbiamo preso qua i triangoli e dopo andiamo a prenderli da bere. Cioè, ma cosa si vuole di più? Una scelta così vasta non esiste. Godetevi il pranzo, ciao. Stiamo andando in aeroporto, cioè solo qui in Thailandia si può andare completamente nudi, cioè nudi, a petto nudo. Completamente nudi? Io, cioè, non sono nuda comunque. Nel senso, questo outfit, ecco, cioè, guardate che spettacolo. E l'aeroporto è praticamente qui a Koh Samui minuscolo. Adesso lo vediamo. E come vi dicevo, l'aeroporto alla fine è praticamente tutto questo qui. Veramente, veramente piccolo. Anzi, mi stupisce che ci sono 12 postazioni per consegnare i bagagli, però questo. Nada, che sexy con la mascherina. Forse anch'io, sembriamo più sexy e più seri. Peace. Cioè, ragazzi, questa cosa qui è una figata. Praticamente la tipa del check-in ci ha detto di controllare per 10 minuti lo schermo e vedere se troviamo la nostra valigia, ma non avevo ben capito. Praticamente fanno i controlli, se volete andare ancora più vicini, volevo fare i controlli dei bagagli, perché se all'interno lasci un power bank o qualcosa, loro ti bloccano il bagaglio, viene messo in questa stanzina qua, non parte, e tu devi ricontattarli per fartelo aprire o far qualcosa, insomma. Che storia, mai visto una cosa così? Cioè, per 10 minuti noi dobbiamo guardare fissi lo schermo. Vabbè, questa è la Thailandia. Comunque siamo entrati qui all'aeroporto di Koh Samui ed è una figata, a parte che è piccolissimo, ma sembra di essere su un giardino botanico, cioè guardate che spettacolo. E anziché avere tutti i ristorantini e i bar come sono sui classici ristoranti, cioè ognuno ha la propria casetta, cioè guardate che spettacolo. C'è un po' di verde, le sedie fuori, questo è un altro piccolo bar, là credo che dorma lo staff, questo è un altro posto. Cioè, ragazzi, ma quanto è spaziale vivere così. Cioè, e soprattutto andare in aeroporti così, cioè, ti dà proprio la serenità. Cioè, si suda un pochettino. Quello sì, perché non c'è il clima, essendo tutto all'aperto. Cioè, però guardate che roba. Cioè, i souvenir qua. Un po' di giardino con le piante. La gioielleria qua. Cioè, ragazzi, è spaziale. Veramente una figata. Koh Samui mi ha stupito un casino. Da rivedere. E se poi, ragazzi, c'è del ritardo, un volo cancellato o qualcosa, tu ti puoi chillare sotto gli ombrelloni, le sedie, cioè, ma quanto è spaziale questo? Ragazzi, ma venite a Koh Samui solo per vedere questo, cioè, è bellissimo. Cioè, ne valso il costo del biglietto. Cioè, che figata, cioè, sembra di essere su un resort. Stupendo, cioè, tavole da surf, figata assurda. Vabbè, andiamo dentro a fare i controlli e saliamo in aereo. Ciao. Sadika. Ed eccoci, controlli finiti. Adesso saliamo in aereo e guardate com'è qui. A parte il mezzo in cui ci portano in aereo, cioè un tuk-tuk gigante, favoloso. Adesso ne vedete uno che arriva davanti a voi, in più c'è un giardino, cioè guardate che spaziale, cioè guardate, siamo di Sa Gardaland,
in più laghetto, altro laghetto là dietro, e così diciamo che se vi piace o comunque dovete lavorare in aeroporto, Samui può essere la scelta migliore. Ciao ragazzi, la cosa brutta però è che siamo su questi maledetti aerei a elica che dovrebbero abolirli, perché si sente un casino di turbolenza e non mi piacciono, però speriamo bene, dai, che il viaggio sia sereno, dato che il cielo non promette tempeste in arrivo, almeno per il momento. Comunque non ho mai fatto un video dentro così, tipo un'ora così sotto il sole cocente per entrare in aereo. Ciao a tutti, ciao! Ciao ragazzi, e dopo questo muro siamo tornati qui a Bangkok, ancora per 3 giorni e poi il nostro viaggio finisce. Quindi godiamoci gli ultimi giorni. Eccoci arrivati al nostro hotel. Thank you, Kaha. Poi abbiamo tutto lo staff per noi oggi. Thank you. Che ci segue e ci porta fino alla stanza. One moment, please. Yeah. Thank you, Kaha. Thank you again. Okay, let's get it. Yeah, great. Can I come in? Yeah. Thank you. Welcome. E c'è il ragazzo che ci porta i bagagli così, ragazzi, sto male, si è tolto le scarpe per non sporcare per terra. Ma che belle persone. Che belle persone. Ragazzi, stasera, che sera, con Ricky e la Nada andiamo a mangiare, indovinate cosa? Cosa andiamo a mangiare? Sushi. Ragazzi, lo stiamo mangiando praticamente quasi tutti i giorni, perché con quei triangolini lì ci siamo innamorati persi. Quelli che, se non avete visto, guardate le mie storie su Insta, Rick's Vlog. Perché non posso raccontarvi tutto nei vlog su YouTube. Per cui niente, ci siamo innamorati del sushi qui, per cui appena possiamo andiamo a mangiare sushi. Tutti i giorni mangiamo dei mini antipastini e adesso ci facciamo una gran mangiata con piatti di ogni tipo su un ristorante da Dio. Per cui godetevi i prossimi secondi per voi, per noi ancora 10 minuti. E come vedete, finalmente siamo entrati e stiamo già abusando di questo sushi, però è spaziale. Tant'è che ci siamo dimenticati di riprendere, purtroppo. Dovevo riprendere all'inizio, però purtroppo mi è venuta una gola assurda, non voglio di mangiare e stiamo mangiando. Buono, eh? Comunque ragazzi, abbiamo finito cena nel sushi. È stato buono, non eccezionale, ne abbiamo mangiato di meglio, però vabbè, ci sta. Comunque siamo in questa zona da una giornata alla fine, domani saremo ancora qui. La zona è Tong Lo, praticamente siamo a 15 minuti dall'assù, come vedete, che è la strada principale, ma devo dire che i posti sono veramente fighi, c'è un bel mood e soprattutto non c'è tanto quella gente un po' bruttina della Succubit, che non è proprio il massimo, sembra un po'... Gentilissimo, grazie, grazie, lo so che sono famoso, però anche no, eh. E comunque ragazzi, per chi non lo sapesse, dal 1 giugno in Thailandia è diventata legale la marijuana. Guardate, sono questa specie di camioncino che girano per tutta la città, si fermano davanti ai locali e voi potete scegliere il vostro gusto preferito.
ragazzi, mi sono trasferito a Londra, in due secondi sono di nuovo a Londra. No, ha iniziato a diluviare, per cui siamo con l'ombrello. Questa è la tipologia dei, comunque, dei locali che vi dicevo, che ci sono in questa zona, sono veramente fighi, di stile e soprattutto pieni di occidentali, per cui non c'è la classica tipologia, insomma, che c'è a Succubi Trot, come tutti sapete. Ci sono comunque anche gente orientale, però c'è un altro target, un target un po' più raffinato e di stile. E niente, continuiamo a camminare con la pioggia. Singing in the rain. E questo, ragazzi, da fuori alla sera è spaziale, è il nostro hotel Akira Tonglor Bangkok. Spaziale. E guardate, a parte il caos che c'è, i locali sotto c'è il Gaucho, per chi lo conosce, uno dei migliori ristoranti di carne argentina che si trovano qui a Bangkok. 800.000 tipi di ristoranti, bar, massaggi di ogni tipo, avete tutto sotto la mano. Veramente, veramente un quartiere top. Ed eccoci qui, purtroppo l'ultimo pranzo, e ci godiamo questi cicchetti in questo ristorante, otto restaurant dell'hotel.